Continuano gli appuntamenti della seconda giornata di Gamescom 2014. Abbiamo potuto riprovare a Drive Club. Onestamente non c'erano tantissimi nuovi materiali rispetto alla prova che avevamo già effettuato alle 3 di Los Angeles, ma abbiamo nuovamente potuto vedere in azione l'ottimo motore grafico del titolo. Ancora una volta gli sviluppatori ne hanno sottolineato le caratteristiche e ce le hanno anche mostrate, sganciando spesso la telecamera che solitamente si trova all'interno o dietro la macchina, per mostrarci come tutta l'ambientazione attorno alla pista venga renderizzata in tempo reale e anche in caso di fenomeni atmosferici intensi addirittura sia possibile vedere le singole gocce di pioggia o i singoli fiocchi di neve. Veramente impressionante, come già ci eravamo resi conto alle 3. Anche il comparto di illuminazione ha fatto davvero vedere delle cose eccezionali. I rapporti tra una superficie e l'altra in grado di riflettere sono davvero notevoli, soprattutto quando si ferma l'immagine, ma comunque alla fine se ne notano gli effetti anche in movimento, data la straordinaria qualità. Per quanto riguarda la guidabilità, sostanzialmente confermiamo le nostre impressioni delle tre. Praticamente si tratta di un sistema di guida chiaramente molto arcade, ma comunque con una discreta sensazione di peso durante la guida dei veicoli. Abbiamo potuto provare qualche macchina in più rispetto alle tre, tra cui proprio quella che abbiamo alle spalle. Nel complesso il progetto continua a sembrarci molto incoraggiante. Ricordiamo che ancora manca una data d'uscita e ricordiamo peraltro che per tutti sarà possibile comunque provarne una porzione in maniera del tutto gratuita, mentre invece per acquistare poi l'edizione completa si andrà invece ad un prezzo sostanzialmente standard. Rimaniamo sostanzialmente in attesa che la data d'uscita venga finalmente confermata e ribadiamo l'interesse per questo Racing Arcade.